Quando c'era la guerra, diciamo verso la fine del 1944, io ero una bambina come voi, avevo 6 anni. 18 ottobre 1944. Assegnazione delle aule, fatta dalla signora direttrice nel quartiere scolastico del ginnasio A, situata in via Benassi, oltre il ponte Caprazucca. Il locale è splendido, soleggiato, tenuto col massimo ordine e con grande pulizia. La posizione però in cui sorge l'edificio scolastico rappresenterà una non lieve difficoltà per la frequenza degli alunni. Il ponte Caprazucca poi è lungo e scoperto. Siccome manca il rifugio in questa immensa scuola, bisogna attraversare di corsa il ponte e rifugiarsi nel ricovero di Palazzo Soragna, il quale presenta una certa garanzia perché è anticrollo. Era la fine del 1944. Era appena nata mia sorella Claudia. Abitavamo in vicolo Santa Fiora numero 5 nel Palazzo Mondino, che fa angolo con Piazzale Santa Fiora, dove c'era e c'è ancora Palazzo Pallavicino e dove c'era una vecchia caserma in parte bombardata, dove ora c'è la scuola elementare Jacopo San Vitale, la vostra. Quella mattina mia madre, con me e mia sorella in carrozzina, volevamo raggiungere mio padre che lavorava come marmista alla villetta. Eravamo sul Ponte Italia, sul torrente Parma. Non c'era nessuno, solo noi. Improvvisamente quel rumore inconfondibile degli aerei. Abbiamo cominciato a correre disperatamente per raggiungere il palazzo alla fine del ponte, dove poterci nascondere, ma inutilmente il ponte non finiva mai. Mentre un aereo invece era già sopra di noi, basso basso, così basso da lasciar vedere il pilota di cui ricordo gli occhialoni, e poi il suo volo verso l'alto sempre più lontano, senza colpo ferire. Era finita. Anche ora mi chiedo cosa poteva essere accaduto. Forse il pilota aveva riconosciuto una mamma con i suoi bambini e non ha mitragliato.